Buonasera cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a questo spazio di approfondimento nel quale parleremo di musica, ma di musica corale, anzi del coro polifonico malatestiano di Fano che celebra in questi giorni un anniversario importantissimo, 50 anni di storia. Qui sul nostro desk si alterneranno tre componenti del coro che ci spiegheranno un po', faranno un po' il punto della situazione, ma anche ci presenteranno che cosa hanno pensato per celebrare in modo adeguato e degno un anniversario così importante. Iniziamo subito dal presidente Giuseppe Franchini, ben Buonasera, arrivato, buonasera, buonasera. buonasera. Allora, Coro Malatestiano, di cui lei è anche un componente, è un corista oltre che essere presidente, si avvia a una cadenza importante. Sono 50 anni di storia che è intrisa di città, di persone che sono passate attraverso questa compagine musicale cittadina. Sì, certo, 1968-2018. Una narrazione che si svolge per vari decenni e che vede indubbiamente tantissimi coristi e coriste che sono stati accomunati dalla passione del canto, che hanno trovato appunto nel canto corale un modo per esprimere la loro sensibilità, i loro interessi, la loro cultura, ma anche per fare socialità, per ritrovarsi, perché il canto corale indubbiamente ha il pregio di unire, il pregio di creare emozioni insieme. Quindi, da questo punto di vista, l'esperienza del coro polifonico malatestiano per Fano è stata particolarmente importante perché, in fondo, ha permesso di rappresentare un contributo, di portare un contributo al percorso culturale della città, ha consentito poi di far conoscere Fano all'estero perché il coro ha vissuto tantissime tournée all'estero, tantissimi concerti in altre nazioni e ha consentito anche poi di portare la coralità a Fano attraverso altre manifestazioni che poi il coro in collaborazione con l'amministrazione comunale è andata negli anni costruendo. Faccio riferimento all'incontro internazionale. Ieri sera noi abbiamo incontrato molti ex coristi che abbiamo invitato a cantare insieme a noi nel concerto celebrativo che si svolgerà fra pochi giorni. È stato bello vedere le loro emozioni, il ritrovarsi, lo scambiarsi saluti, rievocare il tempo passato, le avventure, le situazioni. È stato un momento particolarmente bello che confluirà nel concerto finale di sabato prossimo nella chiesa di Santa Maria Nuova. Perché Santa Maria Nuova? Perché nel 1968 in quella chiesa, padre Armando Pierucci e dei coristi giovani e appassionati diedero vita appunto a questa avventura che continua e continuata fino ad oggi, che ci auguriamo che possa continuare nel tempo. Il coro è un elemento vivo, fatto di persone che mettono dentro non solo la loro passione del coro, ma anche i loro aspetti di vita. Si vive in comunione. Si vive in comunione, come sempre succede nelle famiglie, perché il coro in fondo è una grande famiglia, possono esserci anche momenti difficili, anche il coro polifonico di Fano li ha attraversati questi momenti. Però il problema e la qualità del coro è stata quella di riuscire a superare le difficoltà e il fatto che il coro stia vivendo il suo 50° anno indica chiaramente che queste difficoltà sono state superate e c'è stato diciamo, il fascino della musica che ha unito e ha fatto superare appunto i vari problemi che magari ci sono stati. Ora c'è bisogno di una continuità. 50 anni di storia sono un traguardo, ma il percorso continua, anzi, avete voglia di proseguire in questa strada. Beh, certo, un concerto celebrativo non significa la fine di un'avventura. L'avventura ci auguriamo che possa continuare con nuove energie, nuovi slanci, nuove idee. D'altra parte, il coro in questi anni ha ben seminato da questo punto di vista, perché la compagine si è arricchita di un coro giovanile che da alcuni anni, cioè, svolge attività e ha avuto anche delle prestazioni significative, ad esempio ha costituito il nucleo di base
del coro giovanile marchigiano che ha cantato l'Expo, ad esempio. E poi c'è anche un coro di voci bianche in canto, quindi voglio dire che il movimento corale e soprattutto capire che la coralità è un momento di crescita, credo che stia dimostrando appunto che si possa in effetti investire nel futuro, e questo noi speriamo che possa veramente verificarsi. Va bene, adesso noi ci lasciamo per qualche istante, c'è un contributo filmato che riguarda proprio il coro, poi ritorniamo di nuovo in studio con un altro componente importante che ci parlerà di un altro aspetto saliente che fa parte del coro polifonico malatestiano della città di Fano. Quando scrissi la buona novella era il 1969. Si era quindi in piena lotta studentesca e le persone meno attente, che sono poi sempre la maggioranza di noi, compagni, amici, coetanei, considerarono quel disco come anacronistico. Bene, eccoci rientrati in studio, abbiamo un nuovo ospite, Valentina Tomassoni, ben arrivata. Grazie. Che è, insomma, oltre ad essere una corista, anche la responsabile dell'incontro internazionale polifonico Città di Fano, che si tiene da tantissimo tempo con grande successo e grande embasso di pubblico, perché ogni anno crescono sempre di più le persone che vi vengono a trovare, ma il coro polifonico non è solo questo, è tante espressioni e tante cose. Tu hai la duplice veste di essere corista, ma essere anche una delle, insomma, responsabili di questo evento così importante per il coro. Sì, sì, perché effettivamente, lo dicevo proprio prima quando ci siamo parlati, sono prima di tutto una corista che è entrata nel coro tantissimi anni fa, anche se diciamo che sono giovane, però ecco, non sono più giovanissima, però sono entrata che ero un'adolescente e quindi di questi 50 anni ne ho vissuti davvero tanti, ben 32, quindi il coro per me è una seconda famiglia e mi ha dato delle grandi possibilità e mi ha fatto conoscere cose, persone e cose importanti. Quindi diciamo che di questi 50 anni il coro per me, ma così anche per tutte le altre persone che hanno cantato al suo interno, ecco, ha lasciato delle tracce indelebili nel cuore, perché effettivamente oltre a dare la possibilità, insomma, di potersi esprimere con la musica e con il canto, il coro, come si diceva anche prima, ha conosciuto il mondo, ha fatto conoscere Fano nel mondo. E quindi attraverso le tante tournée, che se non ricordo male sono state ben 34, il coro ha vissuto delle esperienze importantissime. Ricordo per esempio con grande piacere quando nel 1990 la sezione femminile si classificò terza ad un concorso internazionale. Era una cosa incredibile, io poi ero giovanissima. Oppure quando abbiamo fatto trasferte in Canada o in Australia, dove siamo stati accolti con un affetto smisurato da parte degli italiani che erano lì. Quindi abbiamo veicolato l'italianità e insomma l'affetto della nostra nazione presso queste persone che sentivano davvero nostalgia di casa. Però ricordo, ecco, abbiamo fatto tante collaborazioni, abbiamo portato avanti progetti importanti. Il Requiem di Mozart, questa prima esperienza intorno sempre agli anni 90 con l'orchestra, ma poi da lì, ecco, sono state lanciate altre esperienze, altri importanti
importanti progetti con altre figure importanti come Yuri Kamisaska o il premio Nobel Dario Fo o importanti direttori come Lorenzo Donati, Gary Graden o in ultimo anche la buona novella di Fabrizio De André con l'attore Carlo Simoni. Quindi il coro in questi 50 anni ha conosciuto indubbiamente dei passaggi artistici che si sono elevati sempre di più. E io ringrazio tutti i coristi che hanno calcato le scene insomma, del coro polifonico malatestiano. Se non ricordo male sono circa 310 coristi che hanno ufficialmente cantato, sì, perché poi nel corso degli anni alcuni provano, però dopo magari un primo periodo di prova non entrano per tanti motivi, però così tante persone hanno reso grande il coro malatestiano e hanno contribuito alla sua crescita. Parlavamo dell'estero, di quando siete andati, ma grazie all'incontro polifonico arrivano anche persone da fuori, dall'estero, che conoscono Fano per la prima volta e poi insomma magari ci ritornano. Sì, il coro ha avuto quest'altra grande intuizione, le persone appunto che lo hanno fondato. 5 anni dopo la fondazione hanno creato questo festival, l'Incontro Internazionale Polifonico Città di Fano, che ha portato a Fano la coralità mondiale di grande qualità. Ringrazio per questo ancora l'amministrazione comunale che finanzia questa importante manifestazione. Però a Fano ecco, si è conosciuto da tempi non sospetti insomma, la polifonia cantata dai più importanti cori al mondo e in Italia sicuramente è stata una delle prime esperienze e Fano, che insomma è una città medio-grande, ha avuto questa fortuna di creare questa cosa importantissima. Ancora oggi la nostra città è conosciuta a livello internazionale per questo motivo e chi viene a Fano rimane sempre sorpreso di questa città, della sua accoglienza, della sua bellezza. Amano il binomio mare montagna, anche se in pochi giorni riescono a vivere più l'aspetto marinaresco. Però rimangono sempre tutti molto affascinati dall'accoglienza e questo ci tengo a dirlo, perché è un aspetto fondamentale, basilare della nostra città. Bene, ancora un contributo, grazie Valentina per averci parlato di questo momento così significativo del coro che ogni anno si realizza qui nella nostra città. Un altro contributo e poi parleremo con un altro componente essenziale del coro, ovvero sia il maestro che ci parlerà proprio dell'evento in programma prossimamente. Bene, rieccoci in studio. Allora, dicevo, un elemento essenziale per il coro, ovvero sia il suo direttore, il maestro, che, buonasera, ben arrivato, Francesco Santini.
Da quanto tempo dirigi il coro? Potrei sbagliarmi, ma sono al Malatestiano da 11 anni. 11 anni, insomma, 11 anni. Non proprio dall'altro giorno. Allora, sabato 10 c'è questo concerto così importante perché segna, mette una bandierina, però insomma, parlaci di che cosa le orecchie umane sentiranno, ascolteranno i cori. Su questo non c'era dubbio, però cerchiamo di ricostruire la storia del coro attraverso le musiche che ha affrontato durante gli anni. E la cosa curiosa, carina, è che lo facciamo con i direttori che nel corso del tempo si sono succeduti, per cui ci sarà Armando Pierucci, che è stato il primo maestro al momento della fondazione, 50 anni fa, per arrivare fino a Paolo Petrucci, che il coro me l'ha lasciato 11 anni fa, e alcuni direttori che nel frattempo ci hanno lasciati, sono in qualche modo sostituiti da figure che, come Athos, il maestro Salucci, che era presente come in qualità di vice direttore al momento in cui il direttore era Giovannini, e il figlio del compianto Gianfranco Carboni. Quindi una ricostruzione che passa attraverso i materiali che il coro ha cantato nel corso degli anni. Una ricostruzione artistica, tra l'altro. Non è stata nemmeno troppo difficile, ci siamo basati anche su un lavoro che era stato abbastanza preciso, capillare, sia fatto per immagini che per documenti, di un libro che aveva pubblicato il coro, con la ricostruzione fatta dall'ex presidente Alberico Sanchioni. Ah. Una ricerca che ci ha permesso di risalire ai primi concerti con quello che veniva cantato. Per cui questo concerto avrà una prima parte di un percorso storico, una parte dedicata all'attuale, perché nel progetto del coro polifonico malatestiano ci sono le voci bianche, come ricordava il presidente, c'è un coro giovanile e appunto il coro malatestiano. Quindi per me è anche motivo d'orgoglio perché tre cori che fanno parte dello stesso progetto significa sì, tanto lavoro, ma anche una ricerca di uniformità, che a volte anche di repertorio, perché i cori a volte cantano anche insieme. Quindi coro di voci bianche, che tra l'altro viene realizzato insieme all'Associazione Incanto, mm-hmm. Il coro giovanile. Il coro giovanile per me è anche un bel vanto, in quanto in zona ce ne sono pochi di cori fatti da ragazzi, ragazzi veri che cantano insieme. E durante questo concerto alcuni brani verranno realizzati insieme al coro polifonico malatestiano, quindi giovanile e malatestiano. L'ultima parte invece è dedicata alla festa, al ritrovo, al canto insieme agli ex coristi. Saranno tanti quindi ad unirsi, formeremo un super mega coro da 100 persone, e quindi per la gioia del canto e della passione che ha accomunato tante persone nel corso dei 50 anni. Mettere insieme tutti questi elementi non deve essere stato facile, soprattutto coordinarli. Lei ha il compito di gestire, essendo maestro, giusto appunto, insomma, non ha un compito facile. Sì, sorrido perché è sicuramente la parte sempre più complicata nel coro. La musica è quella che arriva più facilmente, i rapporti invece umani tra persone, perché chi canta certo. Poi sono persone, sono quelli difficili, e il vanto di cui parlava anche il presidente poco fa, 50 anni di storia vuol dire che il coro ha avuto un suo perché. Quindi l'augurio appunto e l'invito è di venire ad assistere a questo bel evento, quindi complimenti e insomma un bocca al lupo grosso per il compito che avrete e insomma che soprattutto lei di dirigere questo mega, mega coro di oltre 100 persone, 100 elementi che faranno parte di questo momento, un unicum possiamo dire, perché poi dopo il coro sì, certo. Rientrerà nelle sue sì. Normali fila e numeri insomma, che siamo abituati a vedere. Quindi
Un grosso in bocca al lupo, quindi amanti della musica e non, se volete così rendere un omaggio al coro cittadino che rappresenta Fano, ma l'Italia anche nel mondo, grazie alla polifonia che sta avendo anche un momento di grosso interesse anche a livello insomma, di frequentazioni. Sabato 10, ore 21, dove? Nella chiesa di Santa Maria Nuova. Santa Maria Nuova. Dove il coro è nato. È nato. C'è da ricordare anche che la mattina seguente, domenica 11, una messa celebrativa. Officiata. 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 Nella chiesa di San Paterniano. Ah, ecco, quindi insomma ci sarà anche questo momento liturgico. Benissimo. Direi che gli elementi per commemorare questo evento così importante ci sono tutti e quindi grazie a Giuseppe Franchino, il Presidente, che è stato il primo ospite, ancora grazie a Valentina Tommassoni che ci ha parlato dell'incontro polifonico internazionale e grazie anche al Maestro Francesco Santini che dirigerà questa così bella reunion, questo ensemble, possiamo dire, celebrativo. Grazie per essere stati con noi in questo approfondimento dal taglio così musicale e artistico di questa sera. Grazie e alle prossime.